Qua. Le notizie del TG Ora, i carabinieri della stazione di Napoli Secondigliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di un 25enne, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto affiliato al clan camorristico della Vannella Grassi, operante nel controllo degli affari illeciti nell'area nord del capoluogo campano. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, i militari dell'arma hanno accertato che il 5 gennaio scorso era evaso dai domiciliari armato con una semiautomatica calibro 9 e aveva mandato in frantumi la vetrina di un bar sul corso Secondigliano. L'indagine dei carabinieri ha portato a accertare che l'atto intimidatorio contro il bar era stato ideato e realizzato per punire il proprietario del locale, colpevole di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con sua sorella. Dopo indagini coordinate della Procura della Repubblica di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno notificato la misura cautelare del divieto di dimora in campagna emessa dal GIP di Napoli a 8 persone gravemente indiziate di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di estorsioni nell'ambito dell'attività di parcheggiatore svolta abusivamente nella zona del centro storico del capoluogo campano. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, aveva preso il via dalla denuncia di una donna che è giunta col proprio veicolo su via Sedile di Porto, era stata avvicinata da uno degli indagati che con la minaccia di danneggiare l'auto aveva tentato di farsi consegnare del denaro. Gli indagati avevano organizzato la loro attività con veri e propri turni studiati per massimizzare i profitti. Gestivano il denaro singolarmente, storto alle vittime, facendolo entrare in un'unica cassa. Identificati tutti i soggetti, agli stessi sono imputabili 27 estorsioni grazie alle dichiarazioni delle vittime. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno tratto in arresto a Forio il quarantenne Salvatore Matera del luogo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per contrabbando di sigarette. Nel corso della perquisizione di una vettura non direttamente riconducibile e lasciata in sosta in un parcheggio pubblico per essere usata come nascondiglio, il quarantenne è stato bloccato mentre prelevava cocaina e hashish. È nuovo blitz antidroga nella squadra mobile di Benevento in un'abitazione del quartiere Capodimonte. Di Monte, come obiettivo un pusher agli arresti domiciliari che nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare continuava a vendere crack e cocaina in casa. Dopo un'attenta attività di appostamento che aveva permesso di osservare lo scambio di una dose di stupefacente sull'uscio dell'abitazione effettuato dal pusher nei confronti di un acquirente poi bloccato a distanza, gli uomini della squadra mobile sono penetrati all'improvviso in casa. Nel corso della perquisizione è stata trovata droga, 3.400 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo, un 45enne, è stato rinchiuso nel carcere di Benevento. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, il nucleo di polizia giudiziaria della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, muovendosi in sinergia via terra e via mare, è riuscito a cogliere in flagranza tre noti soggetti che nelle ore notturne avevano deturpato e distrutto la loro porzione quotidiana di rocce nel tratto di costa della penisola sorrentina, intenti a pescare datteri di mare. I militari hanno proceduto al sequestro di più di 50 kg di prodotto, oltre che della barca e dell'attrezzatura usata per compiere lo scempio, nonché l'automobile di supporto. Successivamente, a seguito di perquisizioni presso l'abitazione di uno dei pescatori di frodo, personale della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in coordinamento con i colleghi di Salerno e con i militari dell'arma dei carabinieri della stazione di Castellammare, ha scoperto circa 7 grammi di marijuana insieme ad altra quantità di datteri di mare che sono stati sottoposti a sequestro. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora. Sabato 15 gennaio.